Avere un cane che alla fine poi lui comunque ritorna quando ha finito di fare le sue cose, significa avere il richiamo? Significa più che altro avere delle strategie di sopravvivenza in cui a un certo punto inizia ad andarmene, ciao guarda che me ne sto andando, ciao, quando il cane vede una grande distanza tra noi si avvia nella mia direzione, quando ha comunque finito di fare quello che stava facendo. Questo non è avere il richiamo, il richiamo prevede che il cane interrompa ciò che sta facendo, per la sua incolumità, quella degli altri e anche per la nostra civiltà. Certo, se ho un cane che alla fine comunque mi segue e non si dà alla fuga, vuol dire che c'è un certo livello eh, di relazione e il cane non me lo perdo, ma non avere la capacità di interromperlo lo espone comunque a dei grossi rischi. Ad esempio, il mio cane sta mangiando qualcosa da terra che non deve, io provo a richiamarlo da lontano, ma lui tanto deve finire e poi dopo ritorna, questo lo espone a un grosso rischio. C'è una persona che, a cui non piacciono i cani, che magari ha paura, che mi chiede per favore richiamalo perché ho paura. Ma il mio cane è socievole, simpatico, è giocherellone e va lì per giocarci. Non ha cattive intenzioni, ma è comunque un mio dovere avere la capacità di richiamarlo. Perché deve terrorizzare quella persona e poi, quando ha finito, dopo ritorna? È proprio una questione di educazione. Io devo avere, se libero il mio cane in uno spazio aperto, devo avere la capacità di richiamarlo e non deve terrorizzare nessuno. Se quella persona ha paura sta a me di chiamare il cane. Ad esempio un giovane cane da caccia che vede un uccello volare, è spinto da una forte pulsione predatoria, si mette a inseguirlo, 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 non si rende conto di essere andato lontanissimo, perde i riferimenti e alla fine non riesce più a ritrovarmi. In quel caso mi sono perso il cane. Non sarebbe stato molto meglio interrompere quella pulsione predatoria, esercitare controllo sul predatorio, fare un buon richiamo, confermarlo tantissimo e successivamente andare noi ad appagare quella pulsione predatoria, ma in una maniera controllata che non espone il cane a rischi? Avere un cane che ha la capacità. Di interrompere ciò che sta facendo e tornare da noi quando glielo chiediamo è una questione di civiltà, di sicurezza per il cane e per gli altri. Non è assolutamente avere un cane soldatino o un cane robot, è avere un cane che è al sicuro, che lo tuteliamo da ciò che potrebbe accadere a lui, lo tuteliamo da ciò che lui potrebbe fare a qualcun altro. Quindi è proprio la base della gestione del cane. Torna quando ha finito, o lui alla fine ritorna quando vuole, non è avere il richiamo, ma è avere una strategia, uno stratagemma eh, di sopravvivenza, che però non è sufficiente per avere una gestione. Per avere un cane che torna quando ha finito, vabbè, lui alla fine ritorna, non è avere il richiamo, e espone il cane a dei rischi, espone noi a dei rischi. Se il video ti è piaciuto mi raccomando lascia un cuore, condividilo e seguimi anche sugli altri social.